Ciao a tutti, sono Michele Pietravalle, sono qui di Mestre, un'azienda che si occupa ormai da un bel po' di anni di telecomunicazioni, in precisione un WISP, e per questo talk in realtà non ho preparato alcune slide, perché preferisco, almeno per cose di questo genere, parlare un po'. Cosa volevo raccontarvi? Il titolo del talk, come avete visto, è l'evoluzione del mercato dei WISP negli ultimi 15 anni. Cosa vuol dire? Vuol dire che siamo nel 2016, io che opero come provider WISP sotto varie forme, ormai sono più di 15 anni perché la prima autorizzazione generale per l'uso di frequenza all'epoca era ancora 2.4, poi tutte le varie variazioni sono venute, risale all'anno 2000, quindi sono 16 anni che bene o male mi occupo di telecomunicazioni in ambito radio. E volevo un po' raccontarvi una storia di cosa è successo in questi 15 anni, perché molti adesso stanno, sicuramente molti di voi avranno una connessione internet via radio, col classico NGI, Eolo o chi per altro. Sembra una cosa a volte così scontata, non lo è sempre stato. Perché? Perché 20, 16 anni fa, se io volevo fare il mio collegamento radio, tra un punto e l'altro, c'erano molte limitazioni, mancava l'hardware, perché l'hardware era solo di alcuni vendor che non erano proprio ottimizzati per l'outdoor. Andavi al ministero a chiedere, bussavi alla porta, scusi, io avrei bisogno di fare un collegamento tra lì e lì. Come faccio a essere in regola? Io lo faccio lo stesso se voglio farlo, non è un problema, ma volessi essere in regola, come faccio? Ti guardavano come per dire, ma lei cosa vuole? Cioè, lei vuole usare delle frequenze che, benché siano utilizzabili legalmente in uso interno, per fare un collegamento punto a punto fra due sedi, passando per il territorio pubblico, cioè impossibile, scordatevelo. 15 anni sono passati, cosa è cambiato? Partiamo un attimo, qui non c'è, volevo dire se c'è qualcun altro che magari 15-16 anni fa con me faceva questi collegamenti, ma purtroppo non c'è, magari è un utile scambio di idee. Cosa è successo? Raccontiamo un po' come abbiamo cominciato noi come WISP a operare. Era il 2000, il qualcosa, 2000, prima volta, con, posso fare i nomi, tanto non penso abbia nulla in contrario a dirvelo, Paolo, Jackie, abitiamo molto vicini, avevamo voglia di sperimentare un po' a cominciare a comunicare tra di noi. Abbiamo provato a vedere cosa offriva il mercato. All'epoca il mercato non offriva granché. Esisteva come protocollo sicuramente Wi-Fi a 2.4, faceva all'epoca un megabit al secondo da protocollo e in realtà le prestazioni erano addirittura peggiori. Mi ricordo memorie così che addirittura le prime schede che avevamo usato erano ancora su basse ISA, per capirci. Quindi 2000, già trovare una scheda ISA non era neanche ora così facile, quindi abbiamo già cominciato a assemblare un po' di cose provando a fare collegamenti. All'epoca i vendor principali erano Cisco, cioè quello che si poteva trovare sul mercato, chiamiamolo consumer di fascia alta, perché sicuramente consumer non vuol dire nel 2000 vado al centro commerciale e mi compro l'access point. Perché? Perché nel 2000 penso che non esistessero neanche computer con wifi integrato, anzi assolutamente no. Quindi l'access point era una cosa che cominciava ad affacciarsi in quegli anni. Se volevo il Wi-Fi mobile, dovevo avere la mia bella scheda PCMCI inserita dentro al portatile, con le antenne esterne, con tutti i problemi del caso. Cosa vuol dire questo? Vuol dire 2 GHz a 4, come dicevamo, quindi una banda di frequenza che all'epoca era completamente libera. Io adesso volevo tirare fuori qualche screenshot di quegli anni, ma non so più dove sono finiti gli hard disk, ci ho provato, non li ho trovati. Era una sorpresa. Quando facendo una scansione, magari giravo con la mia macchina con sopra l'antennina, facevo una scansione Mestre, Milano, proprio tragitti lunghi, trovavo una rete. Che bello, c'è una rete wireless, qualcun altro ha una rete wireless oltre a me. Cioè, stiamo parlando davvero di queste cose in cui era molto elitario, molto particolare, perché Wi-Fi era una cosa che devo dire sembrava quasi, non dico una magia, però. Alcuni clienti all'epoca in cui gliel'avevo messo su spendendo anche cifre folli, il fatto di arrivo in ufficio, ho il mio portatile, sono qui sul tavolo, stacco il cavo, mi sposto di là, funziona ancora? Cioè, davvero sembrava una magia all'epoca.
Mercato molto, molto particolare, perché? Perché i vendor, come dicevamo, erano Cisco. Un apparato Cisco costava un bel po' di soldi. Una scheda PCMCI Cisco all'epoca eravamo nell'ordine delle 700-800 mila lire per il client, quindi cifre importanti comunque per un utilizzo non professionale. Una access point non ne parliamo, stavamo nell'ordine del 1,5 milione, 2 milioni di euro per un access point stupido che adesso in confronto fa. Sì, di lire, scusa, ovviamente. Per un access point che adesso farebbe ridere solo a vederlo. E quindi abbiamo cominciato un po' così a sperimentare. Nel 2000 io ho richiesto al ministero, qui a Venezia, l'autorizzazione ministeriale per punto punto su suolo pubblico. Vi dico solo che per riuscire a convincere il Ministero di Venezia a rilasciarmela, penso di aver perso un mese tra telefonate al Ministero a Roma, una volta sono andato a Roma a capire perché non volevano darmelo quello di Venezia, poi si sono parlati e alla fine sono riuscito a ottenere questa famosa autorizzazione ministeriale per un link punto punto. Fatto con Cisco, come dicevamo, il link, se non mi ricordo male, in outdoor erano i primi apparati che andavano a 11 megabit di throughput nominale, facevano cosa? Facevano 4 megabit, 5 megabit, cifre che adesso ci sembrano, non dico ridicole, ma quasi. Com'è cambiato poi da questa situazione ad adesso? Sicuramente i primi provider locali hanno fiutato un po' l'affare, cioè io con un apparato riesco a portare internet, connessione dove? Dove non c'è niente, perché all'epoca fibra, che sia FTTCAB, che sia FTTH, non parliamo, cioè non c'era nulla, ADSL, figuriamoci, 2000, cominciavano ad esserci le prime ADSL in centro, a uso, a prezzi ragionevoli, se ero fuori in campagna, possibile. Avevo il mio 56K, se il cavo non era troppo sporco, ho mangiato dei topi e così andava. Quindi cosa è successo? Hanno cominciato i primi provider a mettere su link. Io professionalmente seguo molti provider in giro per l'Italia al momento, li ho seguiti da anni. Cos'era il provider classico 10 anni fa? Compravo il mio bellissimo VRT 54G Linksys o Cisco, adesso farà Linksys ancora all'epoca. Tagliavo il connettore, ci mettevo la mia bellissima antenna esterna 2 GHz, un omnidirezionale, mi raccomando, perché devo coprire tutto il mondo io, quindi metto una bella antenna omnidirezionale, ci attacco un altro VRT 54G dalla parte opposta, faccio i miei 10-15 km link a 2 GHz, ho creato un provider, rivendendo ADSL, rivendendo di quelle cose, SDN affasciate, ho visto di tutto negli anni. E questo è stato un po' la giungla iniziale. Il tutto, non dico nell'abusivismo più completo, ma quasi. Perché? Perché non posso vendere una DSL ai Telecom, perché di questi probabilmente nessuno aveva un'autorizzazione in piedi, perché a uso pubblico la prima autorizzazione che è stata rilasciata è stata non vorrei dirvi una stupidaggine, nel 2005, adesso non mi ricordo di preciso, col decreto, scusa il nome del ministro che l'ha fatto, forse. Gaspari, bravissimo, che ha in qualche modo recepito le direttive europee per l'utilizzo della banda, con mille problemi che poi vabbè lasciamo stare. Quindi una giungla più completa. Cosa è successo poi? Qui stiamo parlando del periodo compreso 2000, 2002, 2003, tutto wifi, tutto 2 GHz, all'epoca il 2 GHz non era così diffuso, funzionava tutto, nessuno si lamentava troppo. Tutto andava. Lasciamo stare tutte le parti interne a livello di network, che c'era da mettersi le mani sui capelli, le cose che ho visto. C'erano provider che avevano 500-600 clienti, tutto in brigia, cioè tu ti mettevi lì col computer e ti sniffavi tutto quello di tutti gli altri clienti. Vabbè, lasciamo stare queste cose. E cosa è successo poi? Come sono venute le cose? Sono cominciate ad arrivare le prime DSL, le prime Alice. Cosa è successo? Alice ti porta il tuo barutterino e ti mette l'access point wifi. Nel frattempo i computer hanno cominciato ad avere wifi praticamente tutti, 2003, 2004, 2005, quegli anni così. Alice per primo, o BB Box, come si chiamavano le prime DSL Telecom dell'epoca, cominciava ad andarti il wifi. La banda del 2.4 ha cominciato ad avere una saturazione che è stata una cosa impressionante.
Adesso in qualunque città siamo, accendiamo un qualunque client 2.4, facciamo una scansione, vediamo di quei rumori, di livelli di rumore impressionanti, cioè una scansione 50-60 reti, sono all'ordine del giorno, si fa la scansione da un access point posto su un tetto di un palazzo. Cosa è successo? 2 GHz 4 sono diventati inutilizzabili. E nel frattempo, chiaramente, erano state recepite le direttive europee e la banda di 5 GHz era stata resa utilizzabile, chiaramente, con le dovute limitazioni che nessuno rispetta, non rispettavano all'epoca, non le rispettano adesso. Dettagli. E cosa è successo? È successo quindi un'esplosione di un fenomeno di due produttori importanti che sono Microtik e Ubiquiti, che hanno avuto la loro massima espansione iniziale appunto nel 2005, giusto per dare una data. Perché Atheros ha fatto dei chipset che funzionavano, funzionano molto bene, costano molto poco, si è arrivato ad avere l'802.11a che mi arrivava fino ai 54 megabit nominali, 108 in modalità turbo, quindi tutti i provider che avevano i link a 2.4 cosa hanno detto? Ah, che bello, il 2.4 non funziona più, adesso c'è il 5 GHz. Legalmente posso fare anche 30 dB invece di 20 dB. Aspetta che metto tutto a 5 GHz. È successo che 2.4 dimentichiamo e solo 5 GHz ha cominciato a salire l'utilizzo della banda 5 GHz. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che gli operatori hanno cominciato di nuovo a fare le stesse porcate che facevano prima. Adesso non c'è Mayhem perché all'epoca avevo fatto una presentazione con lui in cui c'era una mia slide carina in cui mi ero messo in cima a una montagna con un'antenna grid, penso da 2 metri, non me la ricordo più, imbullonata sul tetto della macchina a fare una scansione. E facendo una scansione qui sopra Vittorio Veneto per chiedere la zona verso la pianura, ci meravigliavamo che si vedevano ben 20-30 reti radio in un raggio di 200-300 gradi, cioè una cifra che all'epoca 5 GHz era esaltante. 20 provider ci sono, cioè 20 link di provider, 5 GHz, meraviglia. Cosa è successo? Successo che chiaramente gli apparati sono sempre scesi più di prezzo, perché se io adesso voglio comprarmi un apparato a 5 GHz con una potenza buona, penso che con 50 euro me lo compro un settore da 90 gradi. Chiaramente i provider cosa hanno fatto? Quelli comunque che non avevano un modello di business serio sotto, cosa hanno fatto? Io devo coprire una zona, bene, metto un omnidirezionale, copro tutto. Sì, copro tutto, ma rompo i coglioni a tutti quelli che ho attorno a me, ovviamente. E vado a prendermi disturbi di tutti, vado a disturbare tutti quelli che ci sono. Ma gli altri hanno un livello di segnale simile al mio, bene. Io voglio avere più segnale e rumore, quindi voglio fare il link migliore del mio. Bene, mettiamo 5, 6, 10 watt di amplificatore sulla mia povera antenna. Adesso guarda, con un'antenna copro 100 km di raggio. Che bello, sì, che bello, però chiaramente, a parte voglio vedere su quei 100 km di raggio quanta banda fai, probabilmente più di 1 mega non fai per cliente, se proprio ti va bene hai 10 clienti. Ma rompi i coglioni al mondo. Quindi stiamo parlando che ancora 7-8 anni fa avevamo pochi clienti. Io ho fatto una scansione ieri, l'altro ieri, quando ho montato l'antenna da sopra la torretta. Qui non so se avete visto, qui adesso fornisco io connettività all'ESC, a parte la parte di fusione che c'è gente che fa giochi strani sulla rete, che quindi fa un po' schifo. Se ti attacchi col cavo, qui è 80-90 megabit di banda. Ho fatto una scansione mentre montavo l'antenna. Non ho fatto la slide, altrimenti ve l'hai fatta vedere. Da sopra la torretta, questa qui del forte, che stiamo parlando di saranno 15 metri di altezza, adesso circa, quindi tutto sommato una zona limitata, perché di là ho la laguna, di qua comunque ho alberi che mi chiudono, di là ci sono le montagne. Ho fatto su qualcosa facendo una scansione tipo 240 reti wireless a 5 GHz. 240. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che lo spettro adesso si è ridotto a essere una schifezza come al 2 GHz 4 un po' di anni fa. Perché? Perché il 5 GHz è bello, il 5 GHz metto la mia antenna da 90 gradi, da 120 gradi, omnidirezionale, copro il mondo e siamo punto a capo. E step successivo, da un po' di anni,
Si sta usando cosa, visto che il 5 GHz fa di nuovo schifo? 17 GHz e 24 GHz. Sono due spettri che, toccando ferro, hanno una vita tecnica molto più lunga, perché sono molto una banda di 17 GHz e 24 GHz, per chi se non tende un po' di radiofrequenza, ha un'attenuazione in spazio libero, quindi un'attenuazione senza ostacoli molto maggiore. Soprattutto io ho un albero in mezzo, 17 GHz non mi funziona più. Io ho un'antenna direttiva a 17 GHz, la più piccola, la più larga che mi viene in mente, di parabola, mi fa 2 gradi di ampiezza, contro una parabola a 5 giga mi fa 15-20 gradi, quindi riesco a essere molto più direttivo. Questo tutto a dire, perché chiaramente i link ci sono, le potenze sono fuori norma, tutti i soliti discorsi, però sono delle bande che comunque sono ancora al momento libere, perché comunque sono su una fascia di prezzo da operatore, da carrier, perché se mi voglio fare il mio link da 17 GHz, a meno che non vada a comprarmi degli apparati su cui non faccio commenti tipo Ubiquiti, che costano poco ma sono di plastica, fanno schifo, eccetera, comunque vado a spendere 5-6 mila euro per farmi la mia tratta. Bene, quindi adesso 2016 uno dice: guarda che bello, devo farmi la mia infrastruttura, me la faccio tutta a 17 GHz. Come funziona a livello normativo? Piccola cosa, mi sono dimenticato di dirvi. A livello normativo, se io voglio fare un provider, quello che vado a spendere verso il Ministero per utilizzo di bande in libera frequenza, che vuol dire 2,4 inutilizzabile, 5 GHz utilizzabile se sono fortunato, se sono bravo, 17 GHz, è semplicemente il costo dell'autorizzazione generale di 600 euro all'anno, niente. È praticamente una cifra irrisoria, posso mettere quanti apparati voglio, quante antenne voglio, settori, tutto quello che voglio. Cosa cambiava? Che con un apparato a 5 GHz mi facevi 50 mega, 80 mega, 100 mega se sono bravo. Apparati a 17 GHz chiaramente hanno larghezza di spettro, un protocollo utilizzato, quindi una modulazione molto più ampia, permettono di farmi 400 mega, 500 mega, il gigabit radio, il 2 gigabit radio a seconda di quanto voglio spendere. Cosa sta succedendo adesso? Il Ministero delle Telecomunicazioni, anzi, per chiamarlo come si chiama adesso, il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento Telecomunicazioni, perché ogni anno eliminano un ministero ufficialmente per risparmiare soldi, ma alla fine sono sempre le stesse persone che lavorano da una parte diversa, ha detto: però adesso mi stanno fottendo. Perché? Perché io non vado più a vendere frequenze licenziate, visto che a 17 GHz posso fare quel che voglio. Perché se io voglio una frequenza licenziata, quindi voglio comprarmi una mia frequenza, che è quello su cui in teoria si devono muovere gli operatori carrier seri al momento, non spendo più i 600 euro all'anno. Fino all'anno scorso spendevo, nel caso migliore, 26.000 rotti euro all'anno per essere operatore pubblico, e 5-6 mila euro a tratta all'anno per avere un singola tratta radio. Il Ministero cosa ha detto? Nessuno mi compra queste licenze perché costano tanto, però da un altro punto di vista mi stanno fregando, perché non mi pagano, non comprano più, perché in banda libera mi permettono di utilizzare quello che voglio. Cosa è successo l'anno scorso? Fin ottobre, novembre l'anno scorso, il Ministero ha detto: bene, facciamo una cosa, la mia licenza operatore pubblico, che nel caso telefonia erano 26.000 rotti per area geografica, area nazionale 111.000 euro, facciamola diventare quasi gratis. Da 111.000 euro al massimo livello portiamola a 500 euro all'anno. Che bene. Tutti i provider hanno detto: guarda che bene, divento operatore pubblico, mi pago i 5.000 euro a tratta se voglio la licenziata, altrimenti uso i 17. No, il Ministero ha detto: cosa ha detto? 17 GHz non si possono più usare. Come? Ma l'Europa dice che si può usare. Sì, non mi importa niente, noi siamo in Italia, ho recepito parzialmente la direttiva. Vuoi usare il 17 GHz? Non puoi più. Io posso adesso, per legge, potevo fino a giugno comprare in Italia apparati 17 GHz, installarli e dichiarare al Ministero. Dopo giugno non posso più installare nulla. Quelli che ho installato, beh, visto che ormai sono installati, te li faccio usare. Per quanto? Per sempre? No, troppo comodo, siamo in Italia, fino al 2020. Dopo si vedrà, dopo 17 GHz diventeranno una banda licenziata anch'essa e bisognerà pagare i famosi 5.000 euro a tratta. Questo per spiegarvi un po' come si stanno evolvendo le situazioni dei provider in Italia, perché piccolo provider, magari che ha cominciato nei 2000, magari adesso si trova ad avere 500-600 clienti.
sono cifre, comunque, non sono cifre enormi, non sono neanche cifre talmente piccole. Giusto per dare un ordine di grandezza, Veneto, perché sono di qua, quindi conosco la mia realtà, quando abbiamo cominciato noi ufficialmente con la ragione sociale che prevedeva l'attività di WISP, 2001 penso, adesso non mi ricordo l'anno preciso, e penso fossimo due, tre, mi viene in mente Pop WiFi, per chi magari lo conosce, che è dell'epoca, forse c'era qualcun altro, ma tre, a esagerare eravamo in tre. Adesso come WISP in Italia, in Veneto, stiamo parlando almeno di una quindicina WISP con licenza quindi rilasciate, non l'operatore che condivide la sua DSL ai 20-30 utenti, magari neanche il ministero sa che esista. Quindi questa situazione come sta evolvendo? Sta evolvendo in una direzione abbastanza strana, perché le bande di frequenza utilizzabili sono tutte allocate, quindi in banda libera sono praticamente diventate inutilizzabili per colpa di operatori che in realtà non sanno fare il loro lavoro, perché occupano tutto lo spettro, non usano apparati seri, quindi disturbano tutti gli altri esistenti, eccetera. E chi sta cercando di fare le cose fatte bene, magari investendo due soldi, o si chiama Eolo, NGI per dire un nome, che i soldi per fortuna loro li hanno, quindi sono capaci di buttarti giù 1.000 base station in una regione senza avere problemi, altrimenti dove stai andando? Stai andando in direzione in cui i provider stanno venendo comprati, mi viene in mente uno solo, Linkam, meno male, che ha fatto un po' per volta incetta di tutti i piccoli operatori e sta continuando. Ce ne sono altri che sappiamo benissimo che stanno facendo incetta di piccoli operatori, comprandoli a volume. Hai 100 clienti, ti do 100 euro a cliente, dico un numero a caso, diventi mio. Poi boh, si vedrà come si evolvono le cose. Di contro il mercato dei WISP in area residenziale sta subendo un grosso colpo. Perché? Perché l'FTTCAB sta arrivando, non dico ovunque, però in buona parte delle zone. Chiaro, io sono sperduto, io sono a Forte Marghera, cioè, scusate, a Forte Bazzera, dove c'è l'ESC, l'FTTCAB non c'è. Non c'è, apro parentesi, l'altra sera stavano stendendo fibra davanti al ponte, quindi probabilmente l'anno prossimo ci sarà anche qui FTTCAB. E quindi sta portando via un mercato importante, un mercato comunque si è andato consolidando in 10-15 anni di attività. E oltre a questo, cosa sta succedendo? Che non comincia a essere più remunerativo, perché il confronto con una DSL comincia a essere importante. Una DSL, adesso non so di preciso quanto possa costare, ma la base sono 30 euro al mese. Provider, adesso se vuole portarmi una D-linea a 30 euro al mese, comincia a starci dentro a fatica se vuole portarmi un servizio di qualità. Quindi WISP come si stanno evolvendo? Stanno evolvendo con tutti i servizi collaterali, dove magari non si riesce ad avere con la connettività tradizionale, dove ho bisogno di servizi ridondati, quindi ho la mia fibra, però magari ti porto i 100 megabit in radio di backup, perché mi scavo la fibra, ho backup in rame, in radio, scusate. Che altre cose ci possono essere come mercato? Backup remoti per WISP, magari una linea bella anche, però mi voglio fare i backup, gli off-site, il DR, quello che mi serve su un data center remoto, lo collego in wifi, mi porto la mia bella linea da 300 mega, non mi rompe le scatole e me lo faccio, sono indipendente dagli operatori. Questo per raccontarvi un po' così, come si è arrivati alla situazione attuale, partendo da una situazione proprio in cui il wifi era una cosa aliena. Giusto per fare un breve assunto, nel 2000 e non so se ci sia Fabio, no, non c'è Fabio Naif qui, nel 2002 aveva fatto un contest al Webit di quell'anno, per chi c'era, abbiamo partecipato, avevamo vinto una scheda wifi. Scheda wifi sembrava una cosa inimmaginabile, PCMCI addirittura 11 megabit, Cisco, un Ironet, non mi ricordo neanche più il modello. Adesso il wifi è diventato un bene essenziale. Chi è che non ha wifi sul cellulare, sul portatile, sul tablet o quant'altro? E capire l'evoluzione nel futuro. Tutto qua. Questa ve lo fa essere una chiacchierata più che un talk, un po' così per raccontarvi come si è arrivati a questo punto dopo tanti anni. Ci
Se avete qualche domanda, sono il primo, volentieri essere disponibile. Anche fuori talk, io per chi interessasse ho anche un cap dove c'è l'Electrolab, dove c'è il mio Tesla, ho un cap anche sulla parte wifi, MikroTik per chi sa di cosa si tratta, sono trainer da un po' di anni, ma in decina d'anni sono trainer MikroTik, quindi se volete fare una chiacchierata a riguardo su tutta la parte che sia alta tensione, routing, wireless, eccetera, sono disponibile. Ora, se sono domande veloci o dopo, mi vedete qua in giro oggi, domani, senza problemi. Prego. Avevi parlato di una licenza per i provider pubblici, invece per fare un proprio link privato ci sono regole, ci sono licenze da chiedere? Allora, allora, ufficialmente dipende tutto se sei all'interno della tua proprietà o non sei all'interno della tua proprietà. La legge dice semplicemente all'interno del proprio fondo tu puoi fare quello che vuoi. Poi dovresti garantire che non escano onde radio dal tuo confine, ma questo è una cosa che ha scritto un legislatore perché chiaramente è abbastanza difficile. Se attraverso il suolo pubblico, tecnicamente tu dovresti fare la comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. È gratuito, o meglio, il ministero dice che si riservano di poterti chiedere un canone, non è un canone, non mi ricordo come lo chiamino, una volta che verrà definito l'importo. Io ne ho chiesti per clienti qualche centinaio negli ultimi 10 anni, non mi è mai arrivata nessuna richiesta, quindi ufficialmente è gratuito. Possono chiedertelo, ecco, retroattivo, ti avviso da quando lo chiedo, quindi sì, attenzione. Però qui lo dico, qui lo nego, se tu ti fai il tuo link, lo fai in frequenza utilizzabile, senza problemi, nessuno ti verrà mai a rompere le scatole. Scusami, l'anno? Anche all'esterno del proprio fondo, sicuro, sì? Allora, ti dico, avevo sentito anch'io questa cosa, io in realtà anche per cliente ho sempre continuato a farla, perché è una comunicazione raccomandata che comunque ti tutela, e ne ho mandata una settimana scorsa, mi è arrivato indietro la dottoressa Proto, mi sembra si chiami, quella del Ministero a Roma, grazie, perfetto, abbiamo ricevuto la tua richiesta. Quindi io per non sbagliare gliela manderei sempre. Qua, anche perché poi recepire le direttive europee ha tutto un suo significato e al Ministero purtroppo dipende molto da persona con cui vai a parlare, perché chiamiti, gli chiedi, adesso vabbè, 17 GHz mondo a parte, chiamavi fino a prima di giugno, dici scusa, io dovevo fare un link a 17 GHz per collegare il mio cliente. Lui ti dice, se trovi una persona ti dice sì, i 17 GHz è la direttiva Antani, non mi ricordo cosa, europea, è assimilata al 5 GHz, quindi tu lo puoi usare. Chiami il giorno dopo, trovi un'altra persona, dici no, perché un'altra direttiva dice che il 17 GHz può essere utilizzato solo per interconnessione di backbone privati senza traffico di terzi. Chiami un'altra volta, trovi un'altra persona e ti dice un'altra cosa. Non sto scherzando, è una prova che ho fatto realmente più volte a chiamare 3 volte per 3 giorni diversi, a trovare 3 persone diverse, ho ricevuto risposte diverse, quindi io la comunicazione la farei, una raccomandata non costa niente, la tieni in cassetto, dura 10 anni se non ricordo male, ti para un po' il sedere in caso di problemi. A che Dimmi. punto in Veneto il mercato si autoregola? Intendo cavi d'antenna tagliati, apparati bruciati, cose così. Allora, è una domanda molto interessante, perché ti dico la verità, io più di una volta non l'ho mai fatto, è vero, non l'ho mai fatto, ma ti giuro che alcune volte io sarei andato lì a prendere un traliccio e a buttarlo giù, perché sai chi è, sai cosa fa, sai quanto rompe le palle, lo chiami, dici, scusa, sei tu per caso che mi stai rompendo i coglioni su questa frequenza con l'SSD nascosto tal canale con l'antenna che punta in quella direzione? No, io, ma figurati. Poi vai sul traliccio, guardi l'etichetta, ed è proprio lui. Quindi,
Io l'avrei fatto molte volte. Come si autoregola il mercato? Mercato molto strano, perché ti dico la verità, wifi, gli operatori sono tanti. Si autoregola al punto che alcuni operatori spariscono perché non hanno più mercato, perché a quel punto tu fai schifo come servizio, io vado a vendertelo, lo stesso servizio che però funziona a 50 € al mese in meno, a lungo andare ti porto via tutti i clienti e tu chiudi. Perché? Perché come dicevo prima, a parte alcuni grossi che in zona possono essere NGI, non me ne vengono in mente neanche altri di grossi che hanno copertura qua seria, sono tutti operatori che si finanziano di tasca propria, quindi se tu cominci a non avere più clienti, chiudi la zona perché non hai più soldi. Sembra stupido, però costa avere un provider. Perché, come dicevo, una volta mettevo il WRT54G da 100.000 lire a 100 euro, non mi ricordo neanche cosa fosse, facevo il link, tutto bene. Adesso voglio fare un ripetitore, cosa metto? Lo metto 17 GHz per fare un backbone affidabile e sono 6.000 euro a tratta, ne metto una, così quando mi va giù resto a piedi, no, arredondato, due, 12.000 euro un ripetitore. Distribuzioni cosa metto? Ubiquiti? No. Perché lasciamo stare il perché. MikroTik, peggio che peggio. Mi viene in mente Cambium, bene. Se sono su quelli economici sono 400 euro un ABS. Se sono quelli seri sono 2-3 mila euro. Siamo a 15 mila euro. E l'affitto del posto? E la corrente? Comincio a consumare 100-200 watt, io continui. E le batterie? Mi manca la corrente, vuoi che stia senza batterie? E mi si scarico le batterie, il generatore? E la manutenzione? Devo muovere la persona, devo andare a mettere il ripetitore con il traliccio, devo salire sul traliccio, mi serve che la gente abbia la formazione per i lavori in quota, devo rinnovarla, devo avere i DPI, comincia a essere un mercato e comunque comincia a costare. Cioè, un ripetitore che 10 anni fa io mi gestivo con 1.000 euro all'anno, adesso comincia a gestire, a costare 10.000 euro all'anno. Quindi, ti dico la verità, molti provider storici qui in Veneto io non li vedo più. Cioè, hanno la rete. Non trovo più da uno che vado, ah sì, ho tal provider, no? Quindi secondo me è un mercato che sta autoregolando da quel punto di vista. Poi sicuramente qualche traliccio tagliato l'ho trovato, sai, inciampo con la ruspa, il tirante del traliccio sparisce anche il secondo, prima o poi il traliccio viene giù. Ne conosco gente che lavora in questo modo, ne ho visti alcuni precipitare. Perché ne so uno per esperienza diretta, perché mi è caduto il traliccio addosso al mio, perché l'hanno fatto cadere. L'ha fatto cadere. E capita. Però devo dire che penso sia un mercato abbastanza tranquillo. Tranquillo fino al punto in cui tutti si conoscono, tutti si vogliono, non dico bene, tra virgolette, però comunque sono autoreferenziati uno con l'altro, quindi c'è lo scambio di favori. Non ho ancora visto cose cattive di quel genere, mi viene in mente quando c'erano le prime radio FM, che lì sì, era che ti tagliavano i cavi, ti piantavano i chiodi nel chiavo, così non sapevo qual era il cavo guasto, dovevo cambiarmeli tutti. Quello era un mercato diverso. Adesso, secondo me, al momento è ancora sostenibile. Non so per quanto, perché la concorrenza è molto forte. E gente che fa link seri, ormai ce n'è poca. E quindi se vuoi andare a dargli fastidio devi lavorare di contrattacco fisico, quindi attacchi di quel genere. Devo dire la verità, in 10 anni tocco i cosiddetti, ma in 10 anni io non ho mai subito nessun atto di vandalismo, non mi hanno mai rubato apparati, non mi hanno mai rubato niente, cose che altri operatori conosco, personalmente è successo. Quindi secondo me se non fai male agli altri non ricevi nulla indietro di brutto, tutto qua. Bene, dimmi. Curiosità, Sì. incominciate a vedere concorrenza anche da parte di reti LTE? Comincia a esserci chiaramente. Ma tu dici rete che fa concorrenza ai provider o? Sì, assolutamente. Assolutamente. C'è da dire che Wi-Fi, come dicevo prima, ha comunque il doppio uso che può essere un bel backup. Quindi magari io ti vendo il backup, è successo un cliente proprio la settimana scorsa, mi ha detto guarda, mi è arrivata la fibra sotto casa,
Mi rifai il contratto per avere il backup in wifi, va bene, ti faccio lo sconto, ti fa tanto un backup, te lo faccio pagare la metà e via dicendo. Quindi anche su quello lì sicuramente sì, l'espansione di rete, specialmente per i provider che fanno piccoli clienti privati, assolutamente. Arriva il 4G di Vodafone, di 3, di chi mi viene in mente, chiaro, perdo il cliente, ovvio. Perdo il cliente quale? Quello che usa, nel caso del wifi dell'LTE o MDS, quello che usa il cellulare non per guardarsi film in streaming, non per scaricarsi torrent in continuo, perché altrimenti è una tariffa non flat, la finisco. Poi la rete chiaramente FTTK, FTTH, eccetera, quello è un concorrente importantissimo. Prego. Sì. Cioè l'LTE su banda 5, al momento che io sappia, non c'è nulla di realizzato. E sicuramente adesso stanno liberando le frequenze ex televisive per spostare una banda molto bassa, adesso non mi ricordo, sulla banda dei 600, vorrei dirvi una cavolata, comunque una banda molto bassa di frequenza, MHz, voglio mettere uno spettro LTE per avere copertura maggiore all'interno degli edifici e quant'altro. Banda 5 GHz, no, anche perché il 5 GHz, se andiamo a vedere sul Ministero delle Telecomunicazioni, statuto primario è radar più qualcos'altro, statuto secondario è Hyperlan, quindi LTE. Toccando ferro non ce lo vanno a mettere sopra. Poi da qua a 5, 6, 10 anni non lo so, però non la vedo molto positiva perché l'LTE mobilità, tutto sommato, 5 GHz ha una copertura molto ridotta perché basta un muro e non mi passa più. Quindi la vedo, non so a livello normativo, questo non sono informato. Sì. Picocell, femtocell, quelle cose così, copertura ridottissima forse perché non vedo utilità maggiore. Già per dire il WiMAX che è costato agli operatori cifre esorbitanti di licenza, penso che realmente che lo utilizzino siano ben pochi. WiMAX lavora a 3 GHz e 6. 3 GHz e 6 o lo usi in punto multipunto fixed, quindi ho l'antenna sul tetto e mi punta l'ABS, ma utilizzo mobile che era previsto da moltissimi operatori, la chiavetta sul PC, dove vai 3 GHz e 6? O ho l'ABS qua sul forte, sono qua dentro e prendo, ma altrimenti non c'è, cosa mi si chiama? La partecipata di Retelit, adesso non mi ricordo come si chiami, che poi ha anche venduto, che aveva un piano per dare copertura a 3 GHz e 6, WiMAX, indoor, mobile, Antani, sti cazzi, ma non ha fatto niente. L'ho provato io per un mio cliente che era a 1 km dal ripetitore, ma non andava, cioè, avevo la chiavetta dentro casa, in ufficio, avevo 2-3 secondi di latenza, cioè inusabile, in SSH scrivevi, andavi a berti il caffè, tornavi e avevi visto la scritta. Quindi sicuramente già 3 GHz è un problema. 5 GHz, ancora peggio, ovvio, mi metti la femtocell dentro qua, chiaro, probabilmente può funzionare, però non ho visto ancora io personalmente nulla, ma è un settore in cui non opero direttamente, quindi non vorrei dirti appunto una stupidaggine. Esatto, sì, che poi siamo un po' stretti. Quello che dicevi prima dei 17 vale anche per i 24? 24 GHz, no, 24 GHz, tutti dicono che si può usare. Anch'io lo uso il 24 GHz. Scusa? È banda libera, ma vai a leggere bene cosa dice il ministero per cos'è banda libera. Non è banda libera per farci 5-6 km. Se vai a vederti sull'allegato, o se volete ve lo cercate, è usato per. Mi sembra sia statuto primario radar, short radar device, quindi i radar della macchina che mi vede se ho un'altra macchina di fronte, e statuto secondario, trasferimento dati, larga banda, sicuramente fino a qui ci siamo, breve distanza, dove breve distanza il ministero intende metri, quindi
Posso usarlo legalmente 24 GHz se devo fare da qua alla porta. Infatti 24 GHz. Sei già oltre, adesso non mi ricordo di preciso la cifra che dice il ministero, ma è ben oltre a quello che dice ufficialmente. Lo usano tutti, lo uso io, lo usano tutti i provider 24, perché è comodo, perché strettissimo, non ho interferenze, mi porta banda, costa come il 17, però il 24, occhio. Se tu chiami il ministero e gli dici posso usare 24 GHz per farmi il mio link? Dice di no, anche se chiami tre persone diverse, questo è il dato di fatto. Se tu non lo chiami, nessuno ti dice niente, penso che il ministero abbia anche problemi a farti una misura sul 24 GHz perché è talmente direttivo, una parabola a 60 centimetri, la classica a due piedi, 24 GHz penso abbia 0,6-0,8 gradi di apertura. Quindi ti vengono col furgone davanti all'antenna e mi dicono sì, questa è una 24 GHz, altrimenti hanno grossi problemi. E il ministero deve avere gli strumenti che ti arrivano a 24. Ti assicuro che fino a un po' di anni fa non avevo neanche quelli che eravano a 5 GHz per farti le misure, quindi. Poi il Veneto è un'isola felice, tutto sommato. Ti sposti un po' più su di Emilia, il ministero dell'Emilia è un po' più cattivello. Dico solo questo, ma ti vengono a cercare a casa. Quindi se sei in Emilia, non usare il 24 GHz. Tutto qua. Basta, siamo.